Ma quindi poi l'hanno salvato l'universo? Salve a tutti, sono Andrea Viscusi e qui su Story Doctor mi occupo di scrittura, di editoria e di narratologia e oggi mi occupo della noia. Voglio fare questo video sulla noia perché mi è capitato altrove su TikTok di vedere persone che parlavano nell'ambito della sceneggiatura di come la noia viene utilizzata come parametro di giudizio e come non dovrebbe essere un parametro di giudizio per un'opera e io non sono d'accordo. A mio avviso la noia è assolutamente un parametro di giudizio, però probabilmente bisogna prima mettersi d'accordo su che cosa sia la noia e qual è la noia oggettiva di cui si può parlare in questi casi. E credo che sia utile parlare di questa cosa anche perché mi capita, cioè mi rendo conto che anche qua quando parlo nei video di varie altre cose, dico sempre, no, che la noia è il peccato mortale che si può fare nella scrittura. No, parlo di noia e di didascalismo, però didascalismo è già più sottile, già una cosa su cui bisogna avere un po' più di nozioni per arrivare a capire il concetto, invece la noia è una cosa alla portata di tutti, quindi forse è più facile parlare della noia, ma è anche più fraintendibile. E quindi siccome appunto mi capita spesso di usare questa terminologia, ma mi rendo conto dopo aver avuto quella conversazione che non ho mai chiarito di che cosa parlo quando parlo di noia, allora voglio affrontare questo argomento. Perché secondo me c'è un fraintendimento sul senso di noia, o almeno diciamo ci sono più livelli di significato e bisognerebbe capire di che cosa stiamo parlando quando lo affrontiamo in termini narratologici. Perché a mio avviso, quando generalmente chi commenta un'opera, chi fa una recensione, qui il discorso è partito dai film, quindi magari farò degli esempi riferiti ai film, ma chiaramente si può estendere il tutto ai libri, alla scrittura. Quindi, quando tipicamente vedete quelli che commentano la nuova uscita al cinema, il nuovo film che è uscito, e parlano del fatto che è noioso, a mio avviso, in molti casi, questo noioso è quella noia che si associa al fatto che il film è lento, che non c'è azione nel film, ma azione non azione drammaturgica, azione proprio nel senso di gente che corre, che combatte, che spara, che fa esplodere i palazzi. Un film che non ha quel tipo di azione, che non ha quindi personaggi che continuamente mettono in vita nella scena, viene considerato lento e quindi per molti diventa noioso. Ora, questa secondo me è un'azione chiaramente legittima, cioè nel senso il pubblico come sempre valuta in base alle proprie percezioni e dice ah, per me questo è noioso e niente, non c'è nient'altro da fare. E questa infatti era la cosa che contestavano appunto in quel video a cui poi ho risposto. Questo diceva che appunto la noia è una percezione soggettiva e quindi non può essere un parametro per giudicare un film, quindi o un'opera in generale. E allora, da una parte appunto può essere vera questa cosa, ma è vera nei termini in cui la noia, se io percepisco noia, è comunque una reazione che ho avuto a quell'opera. E quindi bisogna andare a investigare quali sono le cause di questa reazione emotiva. Perché qualunque film, qualunque libro, qualunque storia, comunque ha l'obiettivo di indurre una reazione emotiva, una risposta che viene controllata, dovrebbe essere controllata da quello che viene rappresentato nella storia e che quindi induce una reazione nel pubblico. Se la reazione è noia, allora evidentemente c'è un problema. E appunto il punto della questione su cui secondo me ci si fraintende è che se si parla di noia, intesa come assenza di azione, allora in quel caso probabilmente ha senso questo discorso, cioè si può dire che se la gente dice che è annoiata perché il film è lento, allora è sicuramente discutibile perché è un'analisi che rimane sulla superficie del film, che ripeto, è legittima perché io non devo rendere di conto a nessuno delle percezioni che ho avuto, però appunto in quel caso si tratta soltanto di una percezione soggettiva e quindi se si dice che quello è la causa della noia, allora ha senso. Però in realtà ci si può spingere un po' più nel profondo per analizzare che cos'è che causa la noia. E quindi, secondo me, la definizione di noia in termini narratologici è un'altra, ed è quella appunto a cui mi riferisco anch'io quando parlo di noia come peccato della scrittura. Ovvero la noia si manifesta quando non siamo coinvolti all'interno della storia, cioè la noia è il sintomo della mancanza di coinvolgimento nella storia. E dico questo perché
A me personalmente capita di annoiarmi con film che sono tutt'altro che lenti, tutt'altro che privi d'azione. Quindi appunto, se prendiamo come riferimento, no, i classici cinecomic, no, che ora ovviamente sono i film che dettano un po' il punto di riferimento per il mercato, anche se è un po' in declino il fenomeno, comunque insomma, per molti anni è stato così, cioè ciò che viene valutato è rispetto a quello, rispetto all'esperienza cinematografica che ti danno i cinecomic. I cinecomic chiaramente non sono assolutamente film che si possono definire lenti, film senza azione, film che dovrebbero essere noiosi. Però per me lo sono in tanti casi. E perché sono noiosi? Perché nella maggior parte dei casi, quando io ho visto film per dire della Marvel, non mi sono trovato in nessun modo interessato e coinvolto all'interno della storia. Ora, io non li ho visti neanche tutti, chiaramente, perché c'è anche quella parte di mancanza di informazioni, per cui io, se non so i personaggi che ci sono, perché si presuppone che io abbia visto altri 12 film prima, due serie TV e abbia letto magari 40 fumetti, allora io, non avendo punti di riferimento, non posso proprio seguire e capire quello che viene fatto in una storia, perché magari non è che all'interno di quel film ti viene rispiegato tutto, e quindi non trovo proprio il modo di seguire la storia e mi annoio per quello. Ma anche al di là di quello, quando tutto questo viene portato avanti in una storia che non mi sembra avere un livello ulteriore e che quindi, a parte appunto l'azione che vediamo sullo schermo, non mi porta altro e quindi non mi porta a dei temi che mi possono interessare in qualche modo, non mi porta a essere interessato alla sorte dei personaggi, dei protagonisti, allora io mi annoio lo stesso e mi annoio con i film Marvel come mi annoio con i Transformers di Michael Bay, come mi annoio con i Fast and Furious. Ora, venitemi a dire che Fast and Furious è un film lento, cioè Fast nel nome, quindi per la Madonna non sarà lento. Eppure per me, nella maggior parte dei casi, è noioso, perché se adesso mi guardo Fast and Furious 12, con loro che sparano i missili su Urano e guidano le astronavi contro gli alieni, io, siccome non so niente delle loro dinamiche che ci sono tra i personaggi, di chi sono, che cosa fanno, perché dovrebbero combattere, io non sono assolutamente coinvolto e mi annoio lo stesso. Poi, appunto, in questo caso si sta parlando, ovviamente, se ti guardi l'ottavo film di una serie, non hai visto tutti quelli prima, ok, è chiaro che non è il modo ideale di fruire di quell'opera. Però è un discorso che in realtà si ricava anche in tante occasioni, perché comunque se guardate i Transformers, i vari film della saga dei Transformers, non sono così collegati tra di loro, quindi uno potrebbe vederseli tranquillamente senza doversi andare a ricostruire tutto, e potrebbe provare la stessa cosa. O mi viene un altro esempio in mente, la saga di Saw. Io ho visto alcuni film sparsi, anche lì ci sono dei collegamenti tra di loro, però a parte, io non li ho visti tutti, però comunque sono tutte abbastanza come storie contenute, quindi a me lì è capitato di annoiarmi nel momento in cui il film diciamo indugiava tanto proprio sulle trappole, no? Su come questi qua che sono in trappola si devono cercare di salvare, che diciamo per un fan dello splatter sicuramente interessante, ma per me che non sono fan dello splatter, quella cosa di per sé, quello splatter gore non mi soddisfa di per sé, e quindi la parte di storia che invece dovrebbe coinvolgermi, il modo in cui i personaggi interagiscono, il modo in cui io dovrei essere affiancato a qualcuno e avere preoccupazione e empatia per la sorte di qualcuno, se mi manca tutto quello io mi annoio. E appunto questa qui credo che sia una causa di noia che si può ritenere come oggettiva, perché io ne posso individuare le cause all'interno della storia, cioè se io vedo che una storia è costruita con dei personaggi che non costruiscono abbastanza quel momento di empatia iniziale, se ci sono delle tematiche che non sono affini al tipo di pubblico, se ci sono delle dinamiche relazionali o dei conflitti che non sono sviluppati o che di cui non abbiamo chiarezza dell'obiettivo finale, allora quelle sono delle cause oggettive che però sono delle mancanze all'interno della storia che possono provocare questo tipo di mancanza di coinvolgimento e quindi di noia. Quindi in questo caso il parametro della noia diventa oggettivo. Ora, chiaramente, oggettivizzare del tutto la percezione personale è
pericoloso, comunque insomma bisogna essere molto cauti, perché molto dipende anche dalle proprie appunto personali tendenze, passioni, interessi. Quindi, per esempio, se prendiamo un altro film che tutti hanno detto che è un film lento, e anch'io lo ammetto, quindi il Dune di Villeneuve, Dune parte 1 di Villeneuve, quello è un film che è sicuramente lento, si prende molto il suo tempo, ma a me non ha annoiato assolutamente. Ora, in quel caso, storniamo, diciamo, la parte tecnica del film, quindi diciamo quanto il film è fatto bene dal punto di vista proprio di regia, di cinematografia, eccetera. Quella non è la componente di cui trattiamo qui, e credo che sia un po' quella che, quando la gente dice che la noia non è un parametro oggettivo, è per dire che il film va valutato solo su quelli, e secondo me è un errore, perché un film è una storia, e quindi va bene che c'è la messa in opera della storia, ma ci deve essere la storia, se no di che stiamo a parlare. Quindi secondo me c'è sempre anche un po' questo discorso che viene dalla scuola del cinema, che ti dice che devi valutare il film per come è confezionato in quanto film, che ha sicuramente la sua importanza, ma non può essere che si valuta quello e si squalificano tutti gli altri criteri. Quindi, se parliamo di Dune, io appunto ho visto tanta gente dire che è un film noioso, perché probabilmente ci sono delle. C'è qualche difetto comunque nel modo in cui quel film è stato costruito. Per me è un film comunque straordinario, ovviamente. Però, come ho fatto anche, appunto, ne ho parlato io stesso sul video, perché nonostante a me non abbia annoiato, forse perché io ero in qualche modo più coinvolto in partenza all'interno di Dune, cioè mi fai un film di Dune, me lo fa Denis Villeneuve, me lo fa con Chalamet e Momoa e Oscar Isaac, insomma, comunque con il tipo di composizione che ha fatto, con il tipo di costruzione di quel mondo, di resa estetica di quel mondo, insomma, diciamo tutti gli elementi che mi hanno portato a adorare assolutamente il progetto di Villeneuve, il modo in cui il film è stato fatto, e quindi il mio interesse nel film in sé, nella storia di Dune, nel suo ruolo, della fantascienza, insomma, tutto quello che c'è intorno, mi porta a essere già di base interessato a quella cosa, e quindi il mio coinvolgimento, diciamo, è più a prova di errori nella costruzione del film. Ma questi errori magari ci sono, e quindi, per chi non ha questo livello di coinvolgimento di partenza, provocano la noia, provocano il rilevare il film lento e rilevare che il film è noioso e non ti è piaciuto. E infatti, appunto, io di questi problemi ne ho parlato, ho fatto un video qui sul canale, poco dopo l'uscita del film, per dire che nonostante io lo avessi adorato in tutto, ne riconosco comunque i problemi. E se qualcun altro da fuori mi dice un film noioso, io probabilmente sono in grado di ricondurre quella noia, esperienza soggettiva di cui lui parla, ha le cause oggettive che sono nella costruzione del film, che sono quelle di cui ho parlato nel video, proprio perché separando la percezione personale da quelle che sono invece le cause riscontrabili che si possono analizzare, allora si può arrivare anche a quella cosa lì. E quindi la noia è un sintomo di queste cose qua. Ma un altro esempio che mi viene a fare, sempre perché ne ho parlato qui sul canale, è Tenet. Tenet di Christopher Nolan è un film che a me è piaciuto, e che ne riconosco anche lì i limiti che ci sono, e ne ho parlato anche qui sul canale, e quindi tanta gente, nonostante anche quello sia chiaramente un film molto carico d'azione, a differenza di Dune, che effettivamente è un film che è proprio lento nel procedere, poi ci sono delle scene d'azione magari sono molto fulminanti, molto brevi, però in generale è un film molto dilungato, ma è fatto apposta e va bene così, ma capisco che la gente lo dica. Tenet invece è un film soprattutto d'azione, che si concentra soprattutto su quella cosa lì, ma lì forse il problema che c'è stato in Tenet, oltre insomma a quello che parlo nel video del perché non c'è il coinvolgimento appunto con il protagonista, con le motivazioni del protagonista, e in molti casi anche non aver capito la meccanica su cui si basa il film, che chiaramente diciamo uno può dire, vabbè, ma se te non hai capito, cazzi tuoi, ok, però può essere che lì sia una certa limitatezza di una parte del pubblico, ma è comunque la causa di questa noia. Quindi chi scrive deve fare in modo che chi poi fruirà di quel prodotto non abbia l'occasione di non capire, cioè deve fare in modo che il più possibile sia chiaro quello di cui si sta parlando. Chiaramente non in modo didascalico, se no è quell'altro peccato, mannaggia a voi. Però insomma, che non ci si trovi nelle situazioni di poter dire, boh, io non ho capito, quindi che me ne frega, quindi. Quindi, secondo me, ecco, il discorso sulla noia non va sottovalutato, anzi, appunto, come dico, la noia è un sintomo importantissimo, e personalmente, appunto, è quello che mi capita più spesso. Cioè, io forse sono sensibile a questo tema, perché io, se un film non mi prende, e soprattutto se mi metto tipo a guardare i film la sera, no? Uno arriva la sera, a cena, dopo cena, dice, ah, stasera mi guardo un film.
Io mi addormento entro il minuto 28 se quel film non mi ha preso. Quindi diciamo che sono abbastanza sensibile a questo discorso del essere coinvolti dalla storia affinché si possa andare avanti. Perché se a me non mi coinvolge il film, io faccio presto a mollarlo, cioè proprio mi addormento e finisce lì. E questo per esempio mi è successo con il film, quello di cui ho fatto l'analisi per Natale. Che ora vedi, neanche il titolo mi ricordo, quello con Cameron Diaz e Kate Winslet e Jude Law e Jack Black. La prima volta che l'ho visto, no, forse la prima volta no, la prima volta l'ho visto, The Holiday, la prima volta l'ho visto tutto per intero e vabbè, la seconda volta che comunque insomma lo guardo un paio di volte, come sapete, per fare le analisi, lo stavo guardando forse era proprio una sera appunto, ma dopo cena, fine serata, ho detto vabbè, mi inizio a riguardare il film così mi prendo un po' di appunti e tutto il resto, credo di non essere arrivato nemmeno a metà, no, molto meno di metà perché comunque dura più di 2 ore, quindi un'ora io ho fatto, boh, forse sono arrivato a 28 minuti, una roba del genere. Perché appunto quello a me è un film che assolutamente non mi prende. E poi, siccome ha anche dei difetti di cui ho parlato nell'analisi del film, tutta la parte appunto della storia di Cameron Diaz per me non aveva nessun senso, nessun livello di coinvolgimento, anzi, provava una certa antipatia e quindi non mi interessava proprio niente di quello che le succedeva. Ora, lì sapevo anche già, quindi non avevo neanche magari quel senso di voler scoprire cosa succede, anche se già non mi interessava. E quindi proprio piattume totale e encefalogramma piatto, ero lì che dormivo. E questo appunto a me capita e quindi mi sono chiesto perché mi capita e diciamo tutta questa riflessione e questo ragionamento serve a individuare un po' le cause di questa noia che magari qualcuno può dire sì vabbè ma la noia è un'esperienza tua quindi non la puoi eleggere a parametro per giudicare un'opera nel complesso, ok, ma se sappiamo che la noia è questa noia narratologica, non la noia della mancanza di azione perché non è un film di Michael Bay, ma la noia perché quello che viene raccontato, quello che c'è sullo schermo, non è qualcosa che mi coinvolge a interessarmi a quello che succede, e ovviamente tutto questo si traduce nello stesso modo anche nei libri, con mezzi diversi, perché chiaramente nei libri non puoi costruire l'azione come la si costruisce sullo schermo, però se tutto il discorso è questo qui, allora quella noia assolutamente va presa in considerazione e bisogna cercare di prevenire le cause di questa noia. Poi, appunto, se si parla di libri e di scrittura, il discorso forse è ancora più difficile perché l'azione, si esprime in un altro modo e quindi bisogna essere ancora più, diciamo, equilibrati nel fare in modo di dare ai lettori tutto ciò che gli serve per continuare ad andare avanti nella lettura. Quindi, ecco, volevo fare questa riflessione sulla noia perché ne parlo spesso, perché la cito magari un po' così en passant. E non mi sono mai soffermato a analizzare o comunque a spiegare di che cosa parlo in quei casi e mi sembrava giusto condividere e magari portarvi anche questi esempi per vedere se vi sembra una riflessione che ha senso anche magari adottare quando vi capiterà a voi di guardare dei film e di addormentarvi o di cercare di analizzare una storia che sia un film o un libro e capire perché vi ha annoiato. Ovviamente come sempre se volete fare degli altri esempi, se avete delle esperienze diverse, se volete aggiungere qualcosa, qui sotto c'è lo spazio nei commenti per continuare a parlarne insieme e io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto qua su Story Doctor.